In questo periodo in parecchi abbiamo molto tempo libero, per cui studiare una lingua potrebbe essere un'ottima idea. Ciao, benvenuto in questo nuovo video, in questo nuovo Appunti di Viaggio in cui parliamo delle migliori lingue straniere da imparare in questo 2021. Ho già parlato di lingue straniere, di come impararle e arriveranno nel corso del video alcuni suggerimenti di video da guardare qua sopra. Conoscere lingue straniere è molto utile perché ci permette di viaggiare più facilmente, è un ottimo modo per tenere il cervello in allenamento e in più ci permette anche di migliorare il nostro curriculum. Per cui, per qualsiasi sia il motivo per cui voi volete imparare una lingua straniera, vi farò in questo video una lista di lingue che sono tra le più richieste, ma anche tra le più interessanti da imparare appunto per questo 2021. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento qua sotto quali lingue conoscete già e se da questa lista vi piacerebbe impararne qualcuna di nuova o migliorare qualcuna che conoscete già. La prima lingua che vi consiglio è quella forse un pochino più scontata, ovvero l'inglese, la lingua delle comunicazioni internazionali per eccellenza. Praticamente tutti in Europa la studiano a scuola, ma molti si fermano per l'appunto ad una conoscenza scolastica. Per cui conoscere bene l'inglese ad un livello più alto rispetto a quello scolastico potrebbe essere un plus veramente importante, soprattutto nel mondo del lavoro. Altra lingua molto importante da imparare, soprattutto in questo periodo, è l'arabo. Questo perché le economie di Medio Oriente e anche Africa sono in rapida crescita. L'arabo, peraltro, è la quinta lingua più potente al mondo e continuerà a salire in questa classifica con lo sviluppo delle economie e del commercio di questi paesi in cui appunto si parla l'arabo. Altra lingua da sapere è il francese, viene molto richiesta anche semplicemente se rimanete in Italia perché ci sono molti rapporti politici ed economici tra Italia e Francia, ma può essere un investimento importante anche per chi viaggia perché viene parlata oltre, anche al di fuori della Francia, quindi in Europa abbiamo anche Belgio, Lussemburgo, possiamo andare in Quebec molto facilmente, c'è tutta la parte dell'Africa subsahariana che la parla, quindi molti stati e molti paesi. E proprio parlando di Africa abbiamo una grossa crescita economica che arriverà nel prossimo futuro, per cui sapere il francese potrebbe essere molto importante a livello lavorativo. Altra lingua europea da parlare è sicuramente il tedesco, è un pochino circoscritta a soltanto 6 stati che la parlano appunto ufficialmente, ma viene parlata comunque da oltre 100 milioni di persone, per cui comunque sia è una buona fetta di popolazione. La Germania inoltre è la più grande economia in Europa, cosa che rende il tedesco una delle lingue più utili da imparare per chi vive o lavora in Europa. Se siete interessati ad imparare il tedesco, vi lascerò un link qua sopra dove appunto vi parlo e vi do dei consigli per imparare il tedesco stando comodamente a casa. Quinta lingua da imparare, un po' a sorpresa forse, è l'hindi. L'hindi è una delle lingue più parlate al mondo e con appunto lo sviluppo dell'economia indiana è assolutamente da non sottovalutare il suo studio. Altra lingua molto importante è il cinese. Imparare il cinese infatti è una delle mosse più intelligenti che si possono fare al giorno d'oggi. È la lingua più parlata al mondo, appartiene a una civiltà millenaria e di vasta cultura. Inoltre la spendibilità nel mondo del lavoro è altissima, pensate che è online la seconda lingua più parlata dopo l'inglese ovviamente. Altra lingua da imparare e sicuramente più facile del cinese è il portoghese, non tanto perché viene parlata in Portogallo, ma perché è usata in Brasile, una delle più grandi potenze economiche in America Latina. Per cui, se avete anche un po' di familiarità con lo spagnolo, non dovreste avere grosse difficoltà ad impararla come lingua straniera. E a proposito di spagnolo, anche la lingua spagnola può portarci lontano. È parlata da oltre 480 milioni di persone nel mondo e, in oltre 20 paesi, quindi non solo in Spagna. Per cui direi che anche imparare questa lingua può portarci veramente molto lontano. La lingua successiva di cui vi parlo è il russo.
non solo per l'importanza economica e politica che ha la Russia nel mondo, il russo in ogni caso parlato da circa 280 milioni di persone al mondo e spesso rappresenta l'unico modo per comunicare con chi abita in Russia, che spesso non conosce l'inglese. In più, trattandosi di una lingua molto impegnativa da imparare, non sono molte le persone che si cimentano in questa impresa, quindi essere tra le poche persone che sanno per bene il russo potrebbe essere un plus a livello lavorativo. Lo stesso discorso vale per il giapponese. Pur essendo una lingua che viene parlata soltanto in Giappone, è molto importante da imparare e conoscerla ad alti livelli è sicuramente un vantaggio. Undicesima lingua, il turco. Questo perché la Turchia ha un ruolo sempre più importante negli ultimi anni, sia a livello politico che a livello economico. L'economia infatti è in rapida crescita, anche se il turco molto spesso non viene molto considerato per quanto riguarda lo studio delle lingue straniere. Quindi anche qui potremmo avere un plus a livello lavorativo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like, iscrivetevi anche al canale e mi raccomando attivate la campanella per non perdervi dei video extra che carico appunto durante la settimana. Non molti di voi hanno visto l'ultimo short che ho caricato, infatti. Qui sotto in descrizione vi ricordo che ci sono anche i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Io vi do appuntamento al prossimo video. Have a nice life!